Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo video che sarà molto corto perché volevo cercare di esprimere i miei sentimenti riguardo oggi, che è il 31 luglio 2020, poiché oggi è il compleanno di Harry Potter. E so cosa molti di voi potranno dire: Sara è un personaggio fittizio perché festeggi il suo compleanno o perché ti senti così durante il suo compleanno. Non lo so nemmeno io. E il fatto è che lui quest'anno compie 40 anni, mi fa molto strano perché ha praticamente l'età dei miei fratelli, ma mi fa anche molto strano pensare ogni anno a lui come personaggio e quanto mi abbia dato, quanto mi abbia insegnato e quanto mi abbia aiutato e mi aiuta anche tuttora ogni giorno della mia vita. Perché per quanto io possa odiare l'autrice che ha scritto Harry Potter, e penso che ormai sia chiaro, ho avuto la fortuna di aver letto Harry Potter in un momento della mia vita in cui ne avevo bisogno, in cui cercavo qualcosa a cui aggrapparmi. Cercavo un amico che mi potesse capire o che mi potesse accompagnare in un momento molto difficile della mia vita, perché infatti io ho letto Harry Potter nel 2013, quindi quando i film erano già finiti, tutti erano già super fan e io l'avevo sempre snobbata come serie, ma nel 2013 io avevo 16 anni, un momento che per chi ha più di 16 anni sa quanto possa essere complicato, e sono successe anche un sacco di cose quell'estate in cui io ho letto Harry Potter e in lui ho veramente trovato un amico, una persona che mi potesse accompagnare nei momenti più bui. E ancora tutt'oggi Harry per me è quella persona, perché per quanto possa essere un personaggio fittizio, per me è come se fosse una persona reale, è come se fosse un personaggio da un libro che però esiste anche nella realtà. E ogni volta che io rileggo i libri, ogni volta che leggo il suo nome mentre sto leggendo un libro, mi sembra davvero di essere là con lui e mi sembra davvero di star vivendo queste vicende. E da un certo punto di vista Harry mi sembra anche quasi un personaggio reale. Lo so che sembra stupido, lo faccio anche con Hermione questo, ma a volte mi chiedo cosa farebbe Hermione Granger in questa situazione, mi chiedo cosa farebbe Harry Potter in questa situazione o cosa direbbe Harry di questa cosa, e so che è veramente stupido e sembra una cagata da ragazzina fangirl, però il mio rapporto con Harry personaggio, ma anche con la saga in sé, è molto particolare proprio perché si è formato in questo periodo in cui io avevo bisogno di lui. Sono estremamente convinta che se io avessi letto la serie in qualsiasi altro momento della mia vita non avrebbe avuto lo stesso impatto che ha avuto in quel momento in cui io l'ho letto. Io penso sempre ad Harry come un personaggio magnifico e che ho imparato ad amare, perché la prima volta che ho letto i libri mi piaceva come personaggio, però non è mai stato il mio preferito. Con le riletture però ho veramente apprezzato anche lui come persona, la crescita che ha fatto dal primo libro all'ultimo. Quindi pensare che nel mondo magico, nella realtà dei libri, lui adesso abbia 40 anni, mi sta venendo da piangere perché I'm a crybaby. Però pensare che lui abbia 40 anni, che abbia dei figli e che sia una persona realizzata in qualche modo, dà fiducia anche a me di saper di poter realizzare quello che voglio nonostante tutte le varie vicissitudini che ci sono in questo momento. E lo so, non c'entra niente con il fatto che oggi compie gli anni, però il COVID per me è stato molto duro perché mi ha sgretolato un sacco di cose, un sacco di sogni, un sacco di possibilità che io pensavo di poter fare quest'anno e l'anno prossimo, ma ora è tutto un non lo so, boh, chi lo sa, perché effettivamente non sappiamo come sarà il futuro. E in questo momento sto rileggendo questo libro che è Il principe in mezzo sangue, e più o meno le sensazioni sono quelle. Harry si trova in un momento di totale disconforto. Si dice in italiano disconforto, non credo. Sconforto è la parola giusta, non disconforto, sarà l'italiano, ma non solamente lui, tutto il mondo magico alla fine, perché comunque si trovano in un momento dove non sanno quello che succederà dopo, non sanno che vincerà, non sanno se potranno vivere o morire, e un pochino mi ritrovo in questa cosa, in questo senso di non avere speranza per il futuro, di non aver idea di cosa succederà domani. E poi penso a come lui ha superato questa cosa, a come, per quanto sia un personaggio fittizio e continuerò a dirlo, ma anche se è un personaggio fittizio, mi ispira a continuare a lottare per quello che voglio essere, a lottare per diventare qualcosa, a lottare per andare avanti e raggiungere i miei obiettivi, anche se è difficile, anche se tutte le persone sembrano remarti contro, anche se non hai la
la certezza di poter arrivare all'obiettivo o non sai come arrivare all'obiettivo, lui ce l'ha fatta, quindi perché io no? Perché io non posso arrivare dove voglio? Perché io non posso superare tutti questi problemi che tra l'altro non dipendono neanche da me, come d'altro canto non dipendevano da Harry, o comunque non proprio. Quindi quando le persone mi chiedono perché Harry Potter è così importante per te, io non so mai come rispondere, perché ci sarebbero davvero tante cose da dire. Cioè, per me non è solamente un'ispirazione, ma è proprio quella persona dalla quale io mi rifugio quando ho bisogno di certezze, o ho bisogno di un amico, ho bisogno di parlare con qualcuno, o comunque di esprimermi con qualcuno. Quando sono triste io torno da lui, perché sì, torno nel mondo magico, è vero, però più che altro quello che ricerco è lui come persona, anche se è fittizia. Quello che ricerco è un amico che piano piano si scopre anche lui da solo, anche perché effettivamente quando io ho letto Harry Potter mi stavo scoprendo anch'io da sola. A 16 anni una persona si scopre quello che gli piace, quello che non le piace, cosa vuole fare, e praticamente è l'inizio di una sua vita più da adulti. E io credo di aver fatto un po' questa crescita con lui, anche proprio dal punto di vista caratteriale e di scoperta appunto di me stessa. E certo, lui è un mago, io no, sfortunatamente, e comunque la sua storia è ovviamente fittizia e non è reale, niente è reale. Però ci sono dei momenti, e non so se capita anche alle altre persone, ma magari sono solo io, in cui mi sembra di vivere in un déjà vu, dove mi guardo intorno e dico: questo è Harry Potter? Non lo so, ragazzi, super strano, vi giuro che non so come spiegarlo. Però ci sono dei momenti in cui mi ritrovo in alcuni luoghi, soprattutto luoghi in cui io ho letto Harry Potter, proprio i libri, in cui mi sembra di essere all'interno del mondo magico. È assurdo, me ne rendo conto, però questo è l'effetto che la serie, ma proprio anche Harry come persona, mi hanno dato. E quindi io non posso far altro che ringraziarlo ogni giorno per darmi così tanto, per avermi fatto conoscere persone fantastiche, per avermi fatto scoprire un mondo immenso di persone che mi capiscono, e anche per avermi fatto conoscere l'amore per tante cose, l'amore per l'amicizia, anche solamente la speranza dell'amicizia, dell'amore, del realizzarsi. E non so se è perché io sono pazza e ho qualche problema che tutto questo discorso nella mia mente ha senso, e so che molte persone mi dicono che io sono pazza a provare tutte queste emozioni per lui come persona o personaggio, insomma, però non posso farne a meno. E non lo so, nelle ultime settimane, continuando appunto a pensare che lui ora ha 40 anni, mi fa super strano, perché per me lui ha la mia età, quando palesemente non ce l'ha, voglio dire, nato nel 1980. Però proprio perché io sono cresciuta mentalmente e non fisicamente come molte persone con Harry, mi sembra sempre che lui abbia la mia età, quindi mi fa anche molto strano pensare che lui oggi abbia 40 anni. Io Harry ora me lo immagino a casa, perché ti pare che va a lavorare il giorno del suo compleanno? Non credo. E per quanto a me lui non piaccia molto con Ginny, lo vedo lì con Ginny e con i suoi figli, che ovviamente sono in vacanza da Hogwarts perché è estate, tutti a festeggiare nella loro casa. Che disagi ho, che mi viene da piangere. Ovviamente lì con lui ci sono tutti i suoi amici, da Ron a Hermione ai suoi vecchi compagni di classe, perché voglio dire, fai 40 anni una volta sola nella vita, Harry. E secondo me, anche se so che è fittizio, Harry dovrebbe rendersi conto di quanto ha fatto e sapere che tutti sono fieri di lui, perché io lo sono, anche se è fittizio, lo so, però io sono fiera di lui. Spero un giorno di potermi sentire fiera di me stessa, perché mi sento fiera di lui. Tra l'altro io credo nel corso degli anni di avere anche ereditato un po' della sua personalità, per quanto dico di essere Hermione Granger nella vita reale, credo di aver preso anche molte caratteristiche da Harry, le ho rubate. Però ecco, sì, volevo fare un piccolo video dove appunto vi parlavo di questo e gli auguravo buon compleanno, perché lui per me significa veramente tanto. E nonostante tutto quello che è successo con l'autrice negli ultimi mesi, io non credo che smetterò mai di parlare di lui, perché per me lui significa troppo. Detto ciò, però, io non sono d'accordo con quello che dice l'autrice, l'ho fatto ben chiaro, però io e lui abbiamo un rapporto troppo speciale per lasciarlo andare. Detto questo, spero che questo video abbia avuto senso, che non sia stato troppo trash, e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Bye!